ancora scosso da quello che è successo, un gol che dà il pareggio alla Lazio all'ultimo minuto. Cosa hai vissuto in quell'attimo? Ma è una grande emozione, sicuramente me ne renderò conto di più tardi, però insomma, sono contento più che altro perché abbiamo pareggiato e non meritavamo assolutamente la sconfitta. Sei sembrato quasi impassibile, infatti, Ivan. Sei rimasto fermo, come a dire, è successo davvero. Cioè, il tuo sguardo, sei stato ripreso chiaramente dalle telecamere, sei rimasto impassibile. Sì, diciamo che, come ho detto, me ne renderò conto più avanti, però insomma, la cosa più importante è il pareggio. Poi andavo verso la porta perché ero stanco anch'io e insomma, speravo finisse, infatti ha fischiato la fine. Questa è la tua seconda volta che fai gol. Abbiamo visto un gol da Juve Stabia e Ascoli, quindi ti alleni per fare gol. Ma no, però insomma, se serve, ecco, bisogna farsi trovare pronti e per fortuna che Luis Alberto ha calciato proprio lì. Però tu l'hai guardato Luis Alberto prima. Io, cioè, c'è un'immagine che tu lo guardi mentre lui sta per calciare la palla, è vero o no? Cioè, No, hai beh, capito lo che. guardavo perché la palla ce l'aveva lui e di solito la tira lì e io ho attaccato quello spazio perché non c'era nessuno e è finita proprio lì, ci credevo, è andata bene. Ivan, non so se te l'hanno detto, Buffon 132 presenze in Champions League, tu eri alla prima. L'unico portiere italiano che aveva segnato nelle coppe europee era Media nel 2007, però era Coppa UEFA. Tu sei il primo italiano, portiere italiano, ad aver segnato in Champions League. Come ci si sente ad entrare in questo modo nella storia, al di là del risultato? Ma io con Buffon farei a cambio anche con un quarto di quello che ha fatto, per cui insomma, al di là delle battute, io ce la metto sempre tutta, credo in quello che faccio, credo nei miei compagni e si vede che doveva andare così e sono contento che sia andato in questo modo. Ecco Ivan, complimenti per il gol, però diciamo che sulla partita c'è anche un tuo grande intervento a metà del secondo tempo che ha tenuto viva, ecco, un punto che si scrive provvedere perché comunque ecco, hai fatto il tuo nelle due aree, però ecco, quale ti crea più soddisfazione? Onestamente non voglio passare per quello che non sono, però la parata, perché io sono lì per quello e anche perché sto prendendo troppi gol e riuscire a evitarne qualcuno in più, insomma, mi fa un po' più contento. Poi è arrivato il gol, che è una cosa straordinaria e me lo tengo stretto, ma come ho detto prima, la cosa più importante è aver pareggiato perché perdere sarebbe stata una beffa. Ecco, cosa manca per ritrovare quegli equilibri di un anno fa, della Lazio dell'anno scorso? Hai toccato un argomento importante, no? Subire troppi gol. Ma non abbiamo perso equilibri, manca quel qualcosa che lo si trova in tutto quello che si fa, in tutto, non è che la colpa è di qualcuno o di una fase della partita, in tutto bisogna avere quel qualcosina in più che stiamo ritrovando, che stiamo facendo, non è stato sufficiente anche perché gli avversari ora ci affrontano ancora con più forza, però la strada secondo me è quella giusta perché la prestazione che oggi c'è stata, l'Atletico è una squadra molto forte, gli abbiamo concesso poco, per cui dobbiamo tenerci stretto quello che di buono facciamo e pensare solo a migliorare. Se ti dico che hai fatto il Milinkovic, che ogni tanto andava a aiutare Ciro in area. Eh sì, sicuramente averlo visto mi ha ispirato e insomma, sono sicuro che anche lui sarà contento per questi risultati. Hai mai, dopo il gol, hai pensato a quando segnavi da bambino che volevi fare il portiere invece che giocavi centravanti o no? E ci ho pensato un po' dopo, lì per lì non capivo proprio niente, però insomma, ecco, è solo stata una grande emozione, sono Ivan, contento. la prensa spagnola, avete facciato una cosa come quella in treno, se è la prima volta che te la faccio, è un partito E per me è una grande emozione, prima di tutto perché è stata la prima partita in Champions e poi vabbè, il gol è una cosa inspiegabile, non si prepara, ma come ho detto la cosa più importante è aver portato il punto per i miei compagni. Grazie a tutti. Grazie, ciao.